Oggi parliamo dell'onorevole Francesco Forciniti. Ogni tanto leggo nei commenti: Mimar, ma che fine ha fatto? In questo video lo scopriremo. Come tutti ricorderete, faceva parte di Alternativa, la vera opposizione al governo Draghi. E ho dedicato a lui 12 video, più tutti i video di Alternativa. Vi ricorderete quando occuparono il Parlamento? Alla fine della legislatura, Forciniti si era ricandidato in alleanza con Italexit. Ma poi venne a sapere cose che non gli piacquero e rinunciò alla candidatura. Questo è il video No a candidati neofascisti. Navigando in rete, sulla sua pagina Facebook, ho trovato un post nel quale lui spiega cosa sta facendo e cosa ha intenzione di fare. Risponde al nostro quesito. Spulciando qua e là, ho anche notato che ha un canale YouTube e, guarda caso, Mr. YouTubino gli ha rimosso un video. Per quale motivo? Disinformazione in ambito medico. E io ne so qualcosa. Il video era gestione Covid e inchiesta della Procura di Bergamo, perché è pericolosa per i nostri diritti. Leggiamo ora cosa ha scritto. In tanti mi chiedete ogni giorno se ho intenzione di continuare con il mio impegno politico in prima linea e vi ringrazio per questo. Il vostro interessamento mi emoziona e mi ricorda che forse quel poco che ho fatto in questi anni non è stato del tutto vano, perché alcuni di voi si sono sentiti rappresentati da me e non si sono dimenticati. Non mi sento molto a mio agio nel parlare di me, però sento di dovervi una risposta. Ho iniziato a fare politica attiva e militante nel 2012, iscrivendomi al Movimento 5 Stelle. L'anno successivo, candidato alle elezioni comunali nella mia città, poi alle regionali in Calabria, le intense campagne referendarie del 2016, le elezioni politiche del 2018, gli anni del Parlamento. Forse sono relativamente giovane dal punto di vista anagrafico, ma politicamente sento tutto il peso di oltre 11 anni di attivismo in prima linea e credo di non aver mai superato fino in fondo il voltafaccia del Movimento 5 Stelle, che ho visto dall'interno trasformarsi un po' alla volta in ciò che si diceva di voler combattere, con il culmine del cieco sostegno a Draghi, incarnazione di quel sistema di potere che ha svenduto e svende la sovranità del nostro paese ed i diritti economici e sociali dei cittadini. Porto sulle spalle il fallimento di quell'esperienza. In parte lo sento anche mio, certamente me ne sento corresponsabile e da allora non sono più riuscito a credere fino in fondo alla possibilità di ricostruire da capo e da zero qualcosa che possa arrivare ad avere lo stesso peso, la stessa forza, la stessa dirompenza, la stessa possibilità di cambiare realmente le cose. Stavolta però senza sprecarla con clamorose giravolte. Mi sono comunque concesso un secondo tentativo con Alternativa, a cui auguro le migliori fortune, ma non sono mai riuscito a sentirmi pienamente convinto e motivato nell'organizzazione del partito. E poi c'è dell'altro. Questa esperienza mi ha permesso di conoscere meglio me stesso, di parlarmi, di ascoltarmi. E in Parlamento ho visto colleghi disposti a tutto pur di rimanere lì dentro a ogni costo, avvinghiati alle posizioni di potere e alle indennità parlamentari, alla popolarità, ai riflettori, mentre io ho capito di essere un pesce fuor d'acqua lì dentro. Per come stanno le cose ora, in quel palazzo sopravvive solo chi è disposto a svendere se stesso e le proprie idee. Fa strada solo chi è in grado di obbedire sempre al capo di turno. E io non vivevo bene in un ambiente del genere. Non ci tornerei per tutto l'oro del mondo. A maggior ragione, non per sgolarmi a vuoto facendo parte di una ristrettissima minoranza. Era qualcosa che mi stava logorando. Lo so, il mondo va a rotoli. Il nostro paese è sempre più una colonia in mano a poteri sovra e multinazionali. Eppure, da quando sono fuori da lì, mi sento rinato.
Per questo credo che ora sia giusto che ci provino altri a cambiare il mondo. Io sarò al fianco di chiunque voglia contrastare il sistema tecnocratico, mercatocentrico, che sta svuotando di contenuto la Costituzione. Sarò sempre con chi proporrà qualcosa di alternativo rispetto all'atlantismo più servile e acritico che oggi impera, con chi si opporrà alla demenzialità dei dogmi che oggi reggono le istituzioni europee. Continuerò a far sentire la mia voce con tutti gli strumenti a disposizione, a offrire umilmente le mie idee e i miei spunti di riflessione, ma non da candidato e senza alcuna iscrizione a partiti, movimenti, associazioni. Chapeau all'onorevole Forciniti, e se vuole essere al nostro fianco in questa battaglia, noi lo accogliamo a braccia aperte. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.